Perché parlare di criminalità ambientale? Abbiamo deciso di fare questo convegno, di organizzare questo convegno, perché la criminalità ambientale coinvolge tutti gli stati europei. È una criminalità transnazionale che spesso coinvolge la criminalità organizzata e credo che sia importante che il contrasto debba essere assolutamente europeo. E stiamo lavorando sulla riforma della direttiva. E quindi ci sono dei passi avanti, le spiegheremo in parte in questo convegno, però volevamo avere anche un punto di vista dell'Italia, perché la normativa italiana è molto avanti sulla questione dei reati ambientali, anche se si può fare meglio, nel senso che sono proprio i reati ambientali quelli che vengono perseguiti di meno dalle procure. E perché? Perché sono difficili da scoprire, perché molto spesso non ci sono anche le forze. Noi qui abbiamo un ex ministro, insomma, dell'ambiente che prima è stato generale dei carabinieri e ha scoperto tutta la questione della terra dei fuochi. Abbiamo in questo panel Franco Roberti che è stato magistrato e avete lavorato insieme, insomma, esatto, e è stata scoperta appunto tutta quella che è stata la questione della terra dei fuochi, ma da lì poi si è andati in tutta Italia perché i problemi delle discariche abusive sono in tutta Italia. E però manca un'expertise su questo e quindi occorre parlarne qui al Parlamento europeo, ma anche in Italia e negli altri stati membri. Sicuramente io vengo qui a Bruxelles per parlare appunto di reati ambientali. Perché? Perché abbiamo maturato un'esperienza in Italia, abbiamo fatto un percorso, vi dico anche un percorso coraggioso, perché non è facile quel percorso di cominciare a guardare dentro il proprio territorio e a riconoscere che ci sono state delle zone d'ombra del nostro territorio dove abbiamo trovato degli inquinamenti anche molto aggressivi, alla luce del fatto che l'Istituto Superiore di Sanità ha certificato il rapporto pericolosissimo tra salute dei cittadini e inquinamento. Prima tutti lo potevamo supporre, oggi è certificato, è un dato importante. Venire a parlare a Bruxelles perché? Perché i reati ambientali non hanno passaporto, perché superano i confini di una nazione e perché il business è talmente alto che riguarda, ahimè, molto la criminalità organizzata, considerate che è il terzo business dopo droga ed armi, e quindi significa qui anche aprire un alert all'Unione Europea per dire attenzione. Perché dove il business è così vigoroso e le norme non sono altrettanto vigorose, chiaramente gli interessi criminali incominciano a entrare ad essere pervasivi. Dirlo qua significa alzare il livello del dibattito e mettere al corrente Bruxelles, l'Unione Europea, su dinamiche dove l'Italia è più avanti.